Salve a tutti, salve a tutte e benvenuti in questo nuovo video della serie Historia Omnia. Oggi parliamo di Carlo Magno, ma prima di cominciare metto da parte il telefono, altrimenti sarò qui con il libro e il telefono in mano a parlare. Carlo Magno è molto probabilmente una delle figure più affascinanti della storia, insieme ad Ottaviano Augusto, insieme a Cesare, insieme ad Alessandro Magno, Napoleone e la regina Vittoria, ha dato un'impronta magica, oserei dire, affascinante, estremamente affascinante alla storia, ha dato quel senso epico di realtà e fantasia, e nel caso specifico di Carlo Magno la sua vita avrebbe ispirato tantissime opere letterarie. Tutta l'epica medievale parte proprio dalla canzone di gesta nata al seguito per raccontare appunto le gesta cavalleresche degli uomini al seguito di Carlo Magno. Comunque, in questo video cerchiamo di capire chi è l'uomo Carlo e come è diventato Magno. Iniziamo col dire che Carlo nasce il 2 aprile di non si sa esattamente che anno. Secondo alcune fonti sarebbe nato nel 742, secondo altre fonti sarebbe nato il 2 aprile del 744, altri indicano la sua data di nascita intorno al 748, siamo comunque lì negli anni 40 del 700, e il periodo più accreditato è appunto quello che va dal 742 al 744, con qualche poi dilungamento verso il 748. Suoi genitori saranno Pipino il Breve e Berta di Laone, una donna di nobili origini da non confondere con Berta di Lione, che ci sarà stata sicuramente qualche Berta a Lione, ma che non è la madre di Carlo Magno. Sua madre è Berta di Laone, che è il suo nome proprio, è la sua famiglia, la famiglia Laone. Comunque, non divaghiamo troppo sulla madre di Carlo Magno. Cosa interessante di questo personaggio, di questa figura, è il modo in cui è venuto al mondo, il modo in cui è nato e l'impatto che questo avrebbe avuto su tutta la sua vita. Pipino il Breve e Berta sono legati insieme in una sorta di matrimonio franco che non è un vero e proprio matrimonio, o meglio, si tratta di un matrimonio ma non di un matrimonio tradizionale come lo potremmo intendere nella civiltà cristiana, nella civiltà cattolica o nella civiltà romana. È un matrimonio tradizionale franco, di tradizione e di cultura germanica, che prevedeva quindi l'unione di un uomo e una donna e la possibilità di avere più figli in modo tale da potersi garantire una progenie, da poter garantire una successione ereditaria. E in questa condizione, in questa situazione, nasce Carlo Magno. Pipino il Breve e Berta si accoppiano, mettono al mondo questo figlio e poi, in un secondo momento, Pipino il Breve, osservando la sua situazione particolare, la sua situazione di estrema importanza, perché si è ritrovato nel frattempo a diventare re dei Franchi, in realtà lo era già da prima che nascesse Carlo Magno. Pipino il Breve era un maestro di papalazzo alla corte dei Merovingi, era un alto lord che governava su alcune terre del regno dei Franchi, governato dal re Merovingio, di una dinastia iniziata con Clodoevo nel VI secolo, prolungata fino appunto a Clodorico, se non ricordo male, ma non ci interessa chi è l'ultimo dei Merovingi. Pipino il Breve inaugura una nuova dinastia, diventa il primo re dei Franchi a governare anche. Prima di lui i re regnavano ma non governavano in certo senso, e la politica e l'amministrazione era gestita dai maestri di palazzo, da questa sorta di maestri-giordomi, alti lord che amministravano e governavano i palazzi e tutte le terre che rientravano sotto di quel palazzo. Il re era una figura più simbolica, quasi marginale potremmo dire. Con Pipino il Breve assume una sua dignità, una sua importanza, assume un suo vero e proprio potere, come ai tempi di Clodoevo. Comunque, dall'unione da Pipino il Breve e Berta nasce, come abbiamo già detto, Carlo Magno, e nel 749 Pipino decide di sposare ufficialmente la sua compagna Berta, di fatto riconoscendo Carlo come suo figlio primogenito, come suo erede e di conseguenza come suo successore. Qualche tempo più tardi, nel 751, sarebbe nato un secondo figlio dall'unione di Pipino e di Berta. Questo secondo figlio è, come sappiamo, Carlo Magno, fratello minore di Carlo Magno, che ha dai 9 ai 3 anni in meno a Carlo. Sappiamo che Carlo Magno nasce nel 751, mentre l'anno di nascita di Carlo, come abbiamo già detto, è abbastanza ambiguo e abbastanza vago. I due
diventano entrambi re dei Franchi alla morte del padre Pipino il Breve. Prima di questo però Carlo aveva ricevuto diversi riconoscimenti, diverse onorificenze. Nel 758 era diventato signore sovrano di Nesutria e nel 768 era diventato re sovrano di Borgogna, due dei regni dei Franchi che insieme a tutti gli altri regni, alcuni amministrati dal fratello, componevano la corona, il reame dei Franchi. E nel 768 Pipino il Breve muore. Morendo Pipino il Breve, la sua corona, i suoi possedimenti vengono divisi tra i due figli di Pipino, che sono appunto Carlo Magno e Carlo Manno. In questo momento Carlo Magno si chiama semplicemente Carlo. L'appellativo, l'attributo Carlo gli sarebbe attribuito successivamente, gli verrà attribuito, utilizzato molto spesso insieme al suo nome, e dopo la sua morte diventa proprio una parte del suo nome. Comunque, durante lo scontro politico e militare tra Carlo Magno e Carlo Manno, alla fine Carlo riesce ad uscirne vincitore. Carlo Manno ne esce sconfitto, per non dire che ne esce ucciso, e Carlo si assicurerà la corona del fratello, ignorando la successione ereditaria che prevedeva quindi che la corona passasse da Carlo Manno ai suoi figli, che nel frattempo si trovavano in una situazione giuridica abbastanza ambigua. Comunque Carlo riesce a impossessarsi anche della corona di Carlo Manno, diventando unico re dei Franchi. Nel 771 la corona unificata dei Franchi dà inizio a quello che potremmo definire l'impero carolingio, anche se questo impero sarebbe stato ufficializzato soltanto più tardi. L'ufficializzazione vera e propria dell'impero carolingio, il riconoscimento potremmo dire sul piano internazionale dell'impero carolingio, arriva nell'Ottocento, più precisamente la notte di Natale dell'Ottocento, quando Papa Leone III incoronerà Carlo Magno come come imperatore d'Occidente. È un riconoscimento molto importante perché pone Carlo Magno in diretta successione degli imperatori romani d'Occidente e viene seguita proprio la stessa procedura, molto simile alla procedura che veniva utilizzata per acclamare gli imperatori. Di fatto Carlo sarà acclamato anche dalla popolazione romana. Questa cosa però ovviamente a Costantinopoli non scende particolarmente. Carlo non è un romano, non è un successore dei romani, non appartiene al mondo dei romani, è un barbaro, è uno dei popoli germanici. I Franchi erano dei soldati di frontiera. Come può un soldato di frontiera agli occhi dei signori di Costantinopoli essere il nuovo imperatore? A livello tecnico ci starebbe anche, ricordiamo che i primi imperatori, molti imperatori erano comandanti militari che avevano ottenuto grandi poteri, grandi riconoscimento sul campo di battaglia, e questo aveva permesso, grazie all'appoggio dell'esercito, di ricoprire ruoli importanti nella politica romana fino a diventare addirittura imperatori. Comunque nel 700 a Costantinopoli, nell'800 ormai a Costantinopoli, questa cosa non va molto giù. Tuttavia a Costantinopoli c'è una situazione molto ambigua. La corona si trova in questo momento nelle mani dell'imperatrice Irene. Irene era la reggente del legittimo sovrano di Costantinopoli, che aspettava di diventare maggiorenne per poter regnare, e nel 797 Irene fa deporre suo figlio per diventare la stessa imperatrice. Il suo regno, il suo impero è abbastanza breve, di fatto durerà fino all'801, se non ricordo male, fino all'802, quando verrà deposta da Nicefalo. In tutto questo periodo Costantinopoli è spaccata a metà. Da una parte c'è chi sostiene l'imperatrice Irene, dall'altra parte però c'è chi reputa la sua reggenza, il suo impero, in un certo senso illegittimo. Non accettano che l'imperatrice Irene sia effettivamente l'imperatrice, e di fatto considerano il regno come in una situazione di seggio vacante, di fatto aspettando il legittimo imperatore di Costantinopoli e il legittimo erede di Roma. Questa cosa strizza l'occhio alle ambizioni di Carlo, che vuole essere riconosciuto da Costantinopoli, e molti indicheranno proprio Carlo come il legittimo imperatore, l'uomo più adatto a governare su ciò che resta dell'impero romano. Comunque nell'802 Nicefalo I riesce a deporre Irene e diventa lui imperatore.
Nicefalo si trova ad affrontare una questione politica abbastanza importante, perché parte della popolazione aspettava l'arrivo di Carlo Magno e di conseguenza si ritrova ad essere imperatore, però c'è questa minaccia fuori dai confini del suo impero che preme, che vuole, che può diventare una minaccia politica concreta, e contemporaneamente si trova anche un'altra minaccia più reale di Carlo Magno, ovvero quella dei bulgari che stanno facendo pressione e scorribande ai confini dell'impero. Nicefalo preferisce occuparsi dei bulgari perché Carlo si rende conto non essere particolarmente interessato a governare su Costantinopoli, e fino al 712 sostanzialmente i due coesistono, non si amano ma riescono a coesistere. Nel 712 la brillante intuizione politica di Carlo Magno gli fa avere un'opportunità, uno slancio, diciamo così. Riesce a giungere ad un accordo con Costantinopoli. Carlo cede alla corte di Costantinopoli Venezia, l'Istria e la Dalmazia, importanti possedimenti terrieri dell'impero dei Franchi. In cambio riceverà il riconoscimento di imperatore d'Occidente. Non gli viene però riconosciuto il titolo di imperatore dei Romani, poiché i soli successori, i soli continuatori dei Romani continuano a essere i bizantini, continua ad essere Costantinopoli, la nuova Roma, e di conseguenza il solo imperatore dei Romani è l'imperatore che vive a Costantinopoli, di certo non Carlo Magno. Parliamo ora del piano amministrativo, questa è sommariamente la vita, la politica e tutto quanto, ma a livello amministrativo Carlo fa delle cose nel suo regno e successivamente nel suo impero. Per quanto riguarda l'amministrazione, Carlo si ritrova a governare un territorio ampissimo, un territorio immenso che veramente potrebbe fare invidia all'impero romano d'un tempo, e per controllare questo territorio estremamente vasto trova alcune soluzioni. Riuscirà a dividere questo immenso territorio in diverse marche. Le marche sono degli appezzamenti di terra molto ampi, una sorta di regioni molto ampie, che contengono al proprio interno altri territori detti contee. Quindi una marca è composta da più contee. La marca è amministrata dal marchese, quindi l'imperatore, il re, regna su tutte le marche. Poi il marchese regna su tutte le contee all'interno della propria marca, e il marchese governa e amministra i territori all'interno della propria contea. C'è questa sorta di struttura piramidale che si viene a costituire, che rappresenta un po' la base del sistema feudale, e ovviamente marchesi e conti saranno scelti tra le personalità più vicine e in un certo senso fedeli all'imperatore. Se tu stai sul cazzo all'imperatore, stai sicuro che non diventerai mai conte e decisamente non diventerai marchese. E ovviamente per l'imperatore si riserva la possibilità di deporre un marchese o un conte in qualsiasi momento. C'è però una cosa molto interessante: l'incoronazione di Carlo Magno ha in un certo senso sottoposto la figura imperiale all'autorità ecclesiastica. Di fatto il Papa che incorona l'imperatore e che gli riconosce un potere molto ampio, poiché l'imperatore è una sorta di emissario della volontà divina, è un esecutore della volontà divina riconosciuta dal papato, e questo ha una grande importanza sul piano politico e soprattutto sul piano culturale. Tornando all'interno delle marche, ovviamente i conti e marchesi amministrano il territorio, gestiscono le tasse, i profitti, le entrate, tutto quello che c'è da fare, e periodicamente si riuniscono in assemblee che sono dette placiti. Durante queste assemblee i conti, i marchesi e tutti gli altri nobili prendono le varie decisioni per la gestione dell'impero, l'ultima parola però spetta sempre all'imperatore. E per quanto riguarda il piano economico, Carlo si imporrà in un certo senso di far ritornare la politica all'economia monetaria. Carlo farà molta leva sulla politica monetaria perché nel periodo precedente le merci sono circolate poche, ora lui vuole rilanciare l'economia europea in un certo senso. E per farlo punterà sulla moneta d'argento. Gli scambi non sono così imponenti, non sono così grandi da giustificare la coniatura di monete d'oro. La moneta d'argento è più che sufficiente, sebbene il suo potere sia molto più contenuto rispetto alla moneta aurea, e in questo periodo riuscirà anche a farlo. Inoltre cercherà di imporre alcune importanti innovazioni sul piano legislativo, cercherà di fissare i prezzi delle derrate agrarie, e questo lo farà con un editto del 794, quindi prima di diventare imperatore.
e più o meno nello stesso periodo cerca di limitare anche la diffusione dell'usura, ovvero il prestare soldi. I principali usurai dell'impero sono sostanzialmente gli esattori fiscali, alti lord, nobili, eccetera, 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 e proprio per queste ragioni non riuscirà mai a bloccare definitivamente l'usura, perché appunto, sebbene da una parte cercava di multare, di punire chi eccedeva con l'usura o chi fissava prezzi troppo alti, chi trasgrediva queste leggi, difatti poi la punizione effettiva doveva essere decisa dall'assemblea, dai placiti, e questo era abbastanza complicato perché i placiti dovevano punire i rappresentanti, i nobili che prendevano parte a un placito dovevano poi punire loro stessi, ed è una situazione abbastanza complicata, quindi non si arriva mai a una vera e propria punizione dei trasgressori, soprattutto per quanto riguarda l'usura. A livello culturale, Carlo è semi-analfabeta. Lui si rende però conto di questa sua debolezza, si rende conto di questo suo deficit e cerca di porre rimedio. Cerca di porre rimedio stimolando, promuovendo tantissimo la cultura, soprattutto quella greca e quella latina, in particolar modo la cultura latina. Cercherà di dare grande slancio alla copiatura, e sotto il regno di Carlo che la copiatura che si diffonde a macchia d'olio, potremmo dire, in Europa. Escono i primi grandi copisti, c'era già qualche copista in realtà, ma con Carlo Magno si diffonde ulteriormente, e cerca di imitare Costantinopoli e Roma a livello architettonico, a livello urbano, a livello di amministrazione urbana. Eletta Aquisgrana come sua capitale, farà costruire in questa città tantissime opere pubbliche, palazzi, cappelle, giardini, fontane, e per quanto riguarda i palazzi e soprattutto le cappelle, farà costruire la Cappella Palatina, che non è altro che un'imitazione della cappella di San Vitale che si trova a Ravenna, ultimo baluardo, potremmo dire, dell'impero bizantino nella penisola italica. Inoltre, alla corte di Carlo, gli intellettuali saranno sempre i benvenuti, sono ben accetti, e a differenza di quanto accadeva a Costantinopoli, dove gli intellettuali, soprattutto gli insegnanti della scuola di Atene, a un certo punto, da Giustiniano in poi, sono costretti a lasciare la Grecia sostanzialmente per trovare rifugio altrove, e per altrove si intende l'impero persiano ai confini di Costantinopoli, dove saranno bene accolti e valorizzati in maniera straordinaria rispetto a quanto accadeva nell'impero bizantino e anche in Europa, sebbene fossero di gran lunga ben accetti. Inoltre Carlo cerca di promuovere l'utilizzo della lingua latina, cerca di imporre nuovamente il latino come lingua amministrativa, come lingua ufficiale dell'impero, e questo soprattutto come lingua della letteratura, e questo creerà una sorta di divario tra la popolazione e gli intellettuali e gli alti nobili. Divario culturale, divario linguistico che avrebbe prodotto un'importante diffusione dei dialetti, delle lingue locali, delle lingue volgari, potremmo dire, che si sarebbero evolute in maniera autonoma, senza più alcun tipo di controllo, perché gli alti lord parlano il latino, ma la gente comune parla la lingua che gli viene più semplice. E questa divisione linguistica, nata proprio sotto Carlo Magno, avrebbe portato circa 2 secoli più tardi a una vera e propria spaccatura linguistica tra le varie regioni dell'Europa, con la nascita proprio delle lingue europee. Per questo e per tantissimi altri motivi, Carlo Magno è da molti considerato il padre della cultura europea, il punto d'origine dell'identità nazionale della Francia e, per certi versi, dell'identità dell'Europa moderna. Spero che il video sia stato interessante. Prima di dire che il video è stato interessante, però devo dare le ultime informazioni. Carlo muore il 28 gennaio dell'814 e gli succede al potere suo figlio Ludovico Pio, che è diventato il legittimo erede al potere, il legittimo signore, re dei Franchi e imperatore del Sacro Romano Impero. Spero che il video sia stato interessante, spero che il video vi sia piaciuto, spero sia stato abbastanza esaustivo e allo stesso tempo compatto. C'è tantissimo da dire su Carlo Magno, su questa figura straordinaria, e questo è il meglio che sono riuscito a fare. Se avete delle domande potete lasciarle nei commenti qui sotto, come sempre un mi piace per farmi capire che state apprezzando questo progetto, mi aiuta tantissimo, una condivisione fa crescere il canale, e se ancora non l'avete fatto potete iscrivervi, trovate il pulsantino qui in basso.
E a fianco al tasto per iscriversi c'è una campanella. Se la spuntate, ogni volta che pubblico un video dovrebbe arrivarvi in teoria una notifica. Non pubblico tantissimi video, soprattutto ad agosto credo che pubblicherò massimo un video a settimana. Comunque, grazie ancora per aver guardato, un saluto a tutti e al prossimo video!